ora sono dell'associazione Razzismo Stop e poi nella mia vita sono come tanti giovani un precario che come non è tutelato dall'articolo 18 ovviamente non sarà tutelato neppure per la pensione, neppure per tantissime altre cose di cui spesso si discute. Come me e tantissimi altri, inutile dirlo, però credo che soprattutto questo nodo tra generazioni che prima giustamente Giuseppe ha toccato, tra lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti, precari e non precari, tra vecchi e giovani, sia un po' il nodo centrale di questa cosa che abbiamo di fronte, dei grandi interrogativi che abbiamo di fronte e che possiamo provare a risolvere insieme. A noi anche come associazione, però a me personalmente ovviamente ha dato un grande stimolo il fatto che ci fosse un'assemblea convocata ai lavoratori. E nonostante i lavoratori, diciamo così, con il contratto a tempo indeterminato del pubblico impiego siano una delle cose più distanti come meccanismo di lavoro da quella nostra. Però io credo che appunto è proprio questo nodo qua, quello su cui viene giocato più in generale l'affermazione di questa riforma del lavoro, ma anche in generale l'affermazione di una serie di punti che sono stati in questi tre anni, come veniva nominato prima, no? Il percorso che ha prodotto lo smantellamento delle garanzie conquistate. Questo nodo qua però credo vada preso con anche l'ambizione di un'assemblea come questa territoriale che soprattutto fa una proposta, in questo caso alla città, ma che poi no, auspichiamo si riproduca anche, si allarghi la regione, ma anche, come è stato detto sabato negli appuntamenti precedenti, anche a livello nazionale, sullo sciopero di maggio. La proposta non è appunto tanto quella di rincontrarci in forme delle assemblee di categoria, delle assemblee, dei pezzi e delle varie figure, perché questo l'abbiamo fatto per molti anni, convinti che ci fosse sempre uno spazio possibile per cui la mia categoria si confronta sul nodo che colpisce me, si confronta con chi sta dall'altra parte. Su questo tipo di impostazione si sono giocati questi anni di smantellamento delle garanzie del lavoro, perché appunto la famosa guerra tra poveri, la famosissima dividi ed impera, è una strategia che in questo momento, nonostante il mondo sia cambiato, è quella che più sta funzionando a questo governo. Insomma, l'idea che questa riforma deve passare per il futuro dei giovani è il titolo della riforma, no? di questa riforma del lavoro. Per questo invece ho l'impressione che l'idea di un'assemblea che parta dal lavoro, che non è per esautorare il ruolo del sindacato, ma è sicuramente per dire che il sindacato è un sindacato che o si costruisce in forma comune o si costruisce in forma della presa di parola dei lavoratori, altrimenti non esiste forma sindacale in grado di recuperare pezzi appunto di vantaggi per questo o per quella tipologia dei lavoratori. Beh, penso che su questo la proposta di immaginare una dinamica territoriale che si avvicina alla giornata del 20 sia anche, credo, raccolga anche uno spirito che forse anche al di fuori di questa stanza, anche al di fuori delle persone che conosciamo, forse in realtà è auspicato. Cioè, io credo ci siano tanti giovani, per esempio, no? Quelli per cui detto, viene fatta questa riforma, che in realtà colgono il fatto che non è vero. Non abbiamo semplicemente oggi il problema di dire, di raccontare, no, guardate che se levano l'articolo 18 a noi non è che è meglio per voi. Il fatto che i diritti non sono un gioco a somma zero, più tolgo agli stranieri, più hanno gli italiani, abbiamo capito che non è vero, più tolgo ai garantiti, più do ai precari, abbiamo capito che non è vero. Non abbiamo semplicemente questo tipo di problema. Credo che abbiamo la grande scommessa sia trovare il modo in cui insieme queste cose possano emergere. No, ci manca un po' questo forse, inventarci insieme la forma per cui questo sentimento, questo sentore, no, di grande insofferenza che c'è in giro, trovi una forma di esprimersi che non sia appunto o la forma della delusione per cui non si può far niente, oppure la forma classica che abbiamo capito che non riesce a incidere in questo momento perché è troppo parziale.
credo che un'assemblea territoriale contro la cancellazione dell'articolo 18 e per lo sciopero generale sia la grande scommessa che possiamo giocare in questa città, che tenga insieme anche studenti, migranti, lavoratori del pubblico impiego, lavoratori del privato, e che è una proposta, giustamente si diceva, trasversale rispetto alle organizzazioni sindacali, trasversale rispetto all'associazionismo, alle forme dei collettivi che vivono in questa città, ma che ha questo nodo, questo obiettivo, questo spirito, quello di mettere insieme questo tipo di istanza e di proposta, che è un'istanza appunto non semplicemente su una fetta di lavoro, ma sulla società. È un'istanza su un'idea che riguarda noi nel nostro posto di lavoro, le persone che ci stanno a fianco, i figli che vanno a scuola o i genitori che non riescono più a ricevere la pensione, eccetera, eccetera. Cioè che abbia questo tipo di propensione. Io ripeto, questo è la grande scommessa da inventarci insieme. Potrebbe per esempio essere una scommessa che immediatamente da qui dentro lanciamo con un appello che cominciamo a far sottoscrivere a tantissimi, no? Per la costruzione a Padova, cioè sul fatto che a Padova si costruisce un grande percorso verso lo sciopero generale. Un percorso che per esempio veda alcune date, prima è stata citata il momento, no? Il 20 maggio, l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori, per cui l'entrata in vigore di della cosa che stanno progressivamente cancellando, per cui è una grande occasione quella di poter costruire territorialmente un momento che ci avvicina al 20 maggio, rivedendoci magari anche prima, a maggio, per un'assemblea ancora più larga, che veda altri lavoratori di altre RSU, di altri settori del lavoro, precari e studenti, che si ritrovano per rilanciare un momento, per rilanciare questo percorso a Padova, 20 maggio e sciopero generale. Io aggiungo una cosa che usciva oggi sui giornali, però credo anche per... non ho delle proposte immediate, però per lo spirito con cui guardare a un percorso del genere. Il primo maggio, festa dei lavoratori, sarà una giornata in cui ancora, nonostante tutto, dopo anni, e soprattutto alla luce delle ultime modifiche, i negozi e i grandi centri rimarranno aperti. No. Anche qui... spesso si pensa che sia una cosa che riguarda le commesse o i magazzinieri delle grandi distribuzioni, dei negozi. Io credo che se affrontiamo con questo spirito queste cose facciamo fatica a mettere in campo qualcosa di dirompente. Comincerei per esempio a interrogarmi se il primo maggio non è un'occasione invece da raccogliere per essere anche a fianco delle commesse in una dimensione di mobilitazione anche come assemblea verso lo sciopero generale, perché proprio da questa, credo, l'idea di una cosa che riesce sempre a guardare agli altri, a parlare agli altri, a far propria la battaglia di altri, è il punto da cui partire. Divisi si perde e uniti si vince. È l'unica cosa che dobbiamo avere in mente. Grazie a tutti.